barra vuoti 3 dei oggi 12. E nel frattempo che aspetto che i biscotti stanno in forno, l'ho messo a 200 gradi per, io di solito li faccio cuocere 15 minuti o 20 minuti, dipende anche dal biscotto, quando vedo che un po' che sono dorati prendo e li levo. Quindi io nel frattempo mi vado un attimo a preparare, perché più tardi vado in palestra, scendo a piedi visto che la giornata è bellissima e poi devo registrarmi un video prima di scendere per poi appena torno caricarlo. Quindi è una mattina abbastanza impegnativa, quindi ci tenevo a dare questo buongiorno. Dopo assaggiamo insieme questi nuovi fiocchi, chissà come sono, spero buoni. Quindi io nel frattempo mi vado un attimo a lavare e vestire. La luminosità, ma in casa mia la luce fa veramente pena. Allora, assaggiamo insieme questi biscotti. Allora, io sinceramente preferisco già così a vista i fiocchi di MG, perché proprio il fiocco è molto più, è grande, quindi i biscotti vengono più belli. Invece questi, come si avviene, tipo un pancake, perché c'è più percentuale di farina che fiocchi, poi sono piccolini piccolini. Comunque, infatti, questa è la consistenza, molto morbidi. Assaggiamo. Devo dire che dal forno sentivo un profumo di lamponi, di frutti proprio, tipo di bosco, si sentiva molto dal forno mentre stavano cuocendo. Assaggiamo. Allora, devo dire che il sapore è molto particolare, perché si sente, non si sente molto il cioccolato, ma di più tipo i frutti, tipo lampone, frutti bosco, mi piace, si sente molto molto di più. Però non è quel gusto chimico. Infatti, per spezzare anche un po' ci ho messo anche il cocco nelle gocce, però devo dire che per cambiare dal classico cioccolato, quei biscotti cioccolatosi che c'ha questa marcia in più di frutta, mi piace. No, ragazzi, se state per fare un ordine su WhatsApp, vabbè, vi ricordo sempre, c'è il mio codice sconto Giulia 010, prendetele perché è una chicca, poi anche se sbaglio, non so se è edizione limitata, non lo so, comunque la linea per Natale. Veramente buono. Puntate. Nel fare un po' ridge proprio e aggiungerci uno yogurt greco a fragola lampone, però secondo me viene ancora, cioè, molto più buono prendendo lo yogurt bianco classico, fare uno strato sopra e poi metterci all'interno proprio i frutti di bosco, anche se sono surgelati, e poi quelli si sciolgono perché il porridge è caldo, quindi secondo me una bomba di sapore. Quindi io finisco di fare colazione e sono già alle 9, penso di scendere verso le 10, voglio prendermi proprio con calma, non voglio correre perché non serve a niente correre, corro già tutta la settimana, almeno il sabato e domenica no. Quindi adesso finisco di mangiare, poi mi vado a preparare, registro il video e ce ne andiamo in palestra. Io sto andando via, sono Leo. 9:41, sto andando in palestra. Devo, ecco cosa mi sono dimenticata: una borsa della spesa, perché mamma mi ha detto stava facendo, fermati al supermercato, però la devo chiamare, non mi risponde, per sapere, sì, ok, mi devo fermare al supermercato, ma che devo prendere? Quindi ho registrato anche il video, super puntuale, lascio ovviamente la macchina fotografica a casa, io vado ad allenarmi. Penso di ritornare qui verso l'una, quindi io vado ad allenare, buon allenamento a me e vabbè, come sempre anche a voi, tanto ve lo dirò su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram GiuliaAmiFit. E quindi niente, io adesso scappo, altrimenti faccio tardi e noi ci vediamo dopo. Allenamento terminato, oggi sono scesa, è mezzogiorno e 20, ce ne si può notare dalle mani. Mi fanno male, 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 però non metti a fuoco.
Ce le ho rossissime perché la vostra bellissima Giulia si è dimenticata i guanti. Ovviamente mi sono dimenticata i guanti. Cioè, ma ormai mi sono uccisa, però. Allenamento è andato da Dio, io ho total black oggi. E niente, quindi adesso vado a fare un salto un attimo al supermercato perché devo prendere una cosa che manca per il video. Alla fine mamma si è andata a fare la spesa per fatti suoi, tutto a posto. Quindi adesso mi cambio, sto un po'. E tra poco prendo e vado al supermercato e poi a casa. Ovviamente, check scemo. Rieccomi, sono quasi le 2, io sto cucinando, sto facendo, cioè, beh, ho messo qua un po' di macinato di bovino, giusto 240 grammi, infatti stavo cuocendo un po', non mi ho fatto niente perché alla fine non è niente di così complicato, e nel frattempo qui. Si ribellano le cose in frigo? Io nel frattempo prendo la pasta filo, la porto di là, che ci mettiamo a fare tutto, e la mozzarella io qua non la vedo, quindi penso che sta nel frigo di là. Quindi ho deciso di fare una pizza fit molto veloce, volevo fare dei saccottini però non lo so se faccio saccottini, faccio una pizza, mo vedo un po', e per questo motivo sto facendo cuocere già il macinato, perché la pasta filo chi la utilizza sa che non ci vuole niente, cioè subito cuoce. Eccoci qui, allora scusatemi la posizione, ma è l'unica soluzione. Allora ho conteggiato già, questa è la pasta filo, questa qui io la prendo all'Ocean e i valori sono ottimi. Praticamente 100 grammi equivale a 7 fogli di questi, perché comunque per chi utilizza la pasta filo sa che questi fogli sono molto molto sottili. E quindi con due fogli non si fa veramente niente. Vedete come sono i fogli? Sono proprio fogli. E ne prendo 7. Anche 6, va? 6 vanno bene. Questi qui li poso. Eccoli qua. Io di solito o faccio proprio una pizza oppure faccio i fagottini. Infatti, ora li tagliamo a quattro parti. Ma che faccio? Staccateli un po' perché questa è veramente molto delicata la pasta filo. Vado a prendere il macinato che io ho già cotto. Lo metto centrale. Poi prendo la mozzarella light, questa qui la potete acquistare all'Eurospin e chiudo il nostro fagottino. Però mi sono dimenticata di prendere l'acqua perché va giusto un po' bagnato. Acqua presa, quindi vado a spennellare un po' qui.
Eccoli qui, all'ultimo l'ho fatto, cioè questo bello pieno, ecco qui, infatti l'ho avanzato giusto un po' di macinato e qua un po' di mozzarella. Adesso vanno in forno a 200 gradi per giusto 15-20 minuti, quando vedete che si stanno incominciando a dorare sono pronti, quindi noi ci vediamo dopo con l'assaggio. Con il nostro bellissimo post workout, eccoli qua i fagottini. Io direi di assaggiare. Vi faccio un video. È spettacolare, dovete provare la pasta filò. È spettacolare. Però aspettate un attimo che si è staccato il forno ai miei genitori che tengono la porchetta in forno, quindi vado un attimo ad accendere il forno, altrimenti viene qua mamma e mi urla. Questi qua li facevo spesso. No, sono troppo buoni. Con i peperoni, peperoni, mozzarella e basta. Spettacolo. Veramente, veramente molto buono. E poi subito fa, tipo in forno per 10 minuti. Quindi io adesso finisco di mangiare tutto, sono un attimo qui, sono le 2, io sto in ritardo perché devo pubblicare il video su YouTube, quindi adesso finisco di mangiare, mi metto ad editare il video che devo uscire oggi, però già vi ho avvisato che sicuramente uscirà alle 4 e poi non lo so perché il piano del pomeriggio che devo uscire con una mia amica è saltato perché non si sente bene cucciola e quindi ho un po' di tempo per me oggi pomeriggio. Niente, io adesso finisco e noi ci vediamo dopo. Sto qui che sto editando, sto aspettando un po' che si carica per editare, il video è molto breve, infatti se tutto va bene uscirà alle 4, ma lo spero veramente perché ho una connessione a casa che fa veramente pena, 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 però speriamo visto che è comunque breve. Dopo appena finisco qui io vi porto con me di là che vi faccio della spesa e anche un pacco del Delivery che mi è arrivato, infatti devo fare tutti i pacchettini, devo fare le bolle e così togliamo anche quel pacco perché è un casino, cioè voi vedete solo quella parte del video, ma veramente quella stanza sta per esplodere. Quindi io adesso finisco di fare qui e poi andiamo di là che faccio di tutto, cioè pensate che sono già le 2:35 e il pomeriggio già. Cioè sta volando, la giornata sta volando, più penso a tutte le cose che devo fare, più dico ok, già si è avvicinato stasera, non so neanche se uscirò, ma io vi aggiorno sempre. E vi dico già che ho fatto 8.000 passi da stamattina. Bene. Scusatemi qua, ma devo togliere ancora tutto, ma avete visto, oggi non sto capendo niente. Allora, ho preso pasta perché non avevo più un po' di pasta. Questa qui è della Barilla e 5 cereali, l'ho pagata 1 euro. Infatti l'ho presa subito perché ho visto che all'Ocean costa di più, ma anche al Conad. Poi infatti in tutto ho speso 3,59 euro. Ho preso questa che io sono sincera non l'avevo mai vista, della misura fibre extra. Vabbè, comunque è sempre entrega integrale, tortiglioni. Invece questo ho preso i fusilli, i miei preferiti. Poi ho preso un pacchetto di gomme che voi sapete che io non è che mangio gomme. Però raga, per qualsiasi evenienza fa comodo. Infatti molto, cioè di solito quando le voglio non ce le ho mai e quindi le ho comprate. Poi ultimamente mi è venuta sta cosa, ma. E poi vabbè, ho preso, oddio, ho preso Lion per il prossimo video.
Versus, cioè non sarà proprio un versus, ma sarà un bel video. Qui, questo è l'ordine degli Orochè. Allora, mi hanno ordinato questa confezione regalo molto bella con le creme mani, vaniglia, mango, lampone alle rose, troppo bella, cioè guarda, questa confezione è spettacolare. Poi un olio per il corpo della Monoi. Poi questo set di shampoo. Eccolo qui. Allora, deve essere shampoo, balsamo e questa è una maschera. Infatti, tutte e tre vanno in questa confezione oppure in quest'altro cofanetto. Devo vedere perché qua sotto c'è un'altra pochette che adesso sinceramente non ricordo, però penso che vanno qui, oh. Poi mi hanno ordinato questo set della linea Hydra Vegetal. Scusatemi se oggi mi impapocchio, ma sto facendo 50.000 cose della Hydra Vegetal. Questo, poi questo invece è lo scrub e in più la crema. Ecco qui è tutto un cofanetto. Poi un altro set che questo qui è un sapone che mi sfugge la profumazione, se non mi sbaglio Bacche, ma non voglio dire una stupidaggine perché quest'anno ho fatto l'ordine, infatti non era neanche previsto, però hanno ordinato un po' di cose e quindi l'ho fatto, ma non mi sono proprio soffermata ai cataloghi, non ho avuto proprio il tempo di mettermi lì e vedere, quindi mi sfugge, scusatemi. Questo è il sapone per le mani, questo invece è il bagnoschiuma e questo è la crema per le mani, tutto in una confezione. E poi io ho ordinato questa crema per il viso, che sapete che io mi trovo molto bene per le pelli delicate, anche per quelle là arrossate della Sensitive Vegetal. Io mi trovo troppo bene con questa crema, infatti ne ho approfittato e l'ho presa anche per me. Quindi adesso vado a fare tutti i pacchettini, vedo un po', vabbè, sotto stanno i cataloghi, bolla, fatture, eccetera. Vado a fare i pacchettini alle clienti, vado a fare le bolle, vado a compilare le bolle e devo vedere un po' dove vanno tutti i prodotti. 6, io sto morendo di fame, sto preparando l'albume, ho fatto 280 ml d'albume perché dovevo consumarlo perché scadeva oggi, poi domani non sto a casa, quindi così. E poi qui sto mettendo a fare la pasta, che comunque non ho fatto la merenda e ovviamente lei della Barilla i fusilli. Quindi faccio 80 grammi o 100 grammi di pasta con l'albume. Non mi faccio vedere la mia cena, cioè è proprio brutta, brutta, però è buona perché alla fine ho aggiunto anche un po' di paprika con l'albume. Quindi adesso mangio che sto morendo di fame e poi corro a prepararmi. Eccomi qua pronta per uscire. Stasera ho messo questo cappotto con il vestitino grigio a collo alto, così sto bella calda. Mi manca solo la borsa nera. Sotto ho messo gli anfibi. Caldo caldo, mi metto una borsa nera, anche il trucco mi piace, come è venuto. Quindi metto solo la borsa nera e scappo via, noi ci vediamo più tardi. Rieccomi, sono l'una di notte, io sono appena rientrata a casa, infatti dietro di me ho messo a fare già il latte, mi faccio una bella tazza di latte e cereali perché sto morendo di fame, ho fatto più di 20.000 passi, oggi sono stata su calorie basse, ma comunque avete visto che ho mangiato pure il piatto di pasta, però ci sta che nel fine settimana è così, poco a meno un botto, quindi ho tantissime cose da fare proprio concentrate, quindi mi perdo proprio il conteggio. E quindi niente, io già ho qui il computer che mi metto subito ad editare questo vlog, infatti già so che andrò a dormire verso le 3:30-4, ma perché sinceramente domani voglio proprio svegliarmi con calma, non voglio correre domani che è domenica. E quindi niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!